La magnifica Magnolia grandiflora ultracentenaria, che torreggia con i suoi 25 metri nel parco del Castello di Rivalta di Torino, è stata celebrata venerdì 28 settembre in una manifestazione pubblica alla presenza di una novantina di bambini delle scuole elementari rivaltesi, degli ecovolontari rivaltesi e degli amministratori comunali. Grazie a un contributo di 2.500 euro della città metropolitana, stanziato in seguito alla partecipazione al bando contributi ambientali per piccoli comuni e associazioni, gli ecovolontari rivaltesi, guidati dalla loro presidente Gabriella Cibin, hanno prima chiesto e ottenuto nel 2017 dalla Regione Piemonte il riconoscimento ufficiale della monumentalità dell'albero e poi si sono dedicati alla sua cura. Ci siamo innamorati della magnolia, la magnolia grandiflora, che per la quale siamo riusciti ad ottenere la monumentalità dopo i rilievi dell'IPLA grazie all'architettura vegetale e al fatto di questi tantissimi anni che ha sulle spalle. Dopodiché si sono resi necessari degli interventi. Gli interventi che si sono resi necessari sono stati molto utili a fronte delle passate stagioni di siccità e dei lavori di restauro attorno al castello che hanno danneggiato parti della pianta. In sostanza, lieve rimonda del secco, che vuol dire tagliare i rami secchi, ma per farlo non abbiamo chiamato il cestello perché avrebbe danneggiato le radici, quindi è stata fatta in modalità tree climbing, tra parentesi spettacolare. È stata fatta una concimazione profonda, ci sono 70 fori che alla profondità di 20-30 cm hanno ospitato questo concime specifico. È stata difesa la pianta, quindi curata una ferita importante, è stata fatta un riporto di terra per coprire quanto possibile le radici che erano molto molto danneggiabili, diciamo così. E niente, l'invito dei bambini è perché noi desideriamo dare loro, che sono cittadini presenti ma cittadini futuri, la cura e l'eredità di questa pianta che amiamo tantissimo. Una e due. Durante la mattinata è stata scoperta una targa collocata ai piedi della magnolia a cura della città di Rivalta. Questa magnolia, questo palco, questo castello sono una grande risorsa per la città di Rivalta. Certamente è un patrimonio che i rivaltesi stanno incominciando ad apprezzare. Siamo riusciti ad aprire i passaggi che sono perimetrali al castello, partendo dal parco basso e raggiungendo appunto il giardino alto. Vorremmo anche recuperare la fontana, che ha la sua importanza, con un restauro importante che potrebbe dare un altro tono anche a questo giardino.